Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi racconterò qual è stata la mia storia, diciamo, che mi ha portato da essere onnivora a vegana, e vi racconterò appunto i motivi che mi hanno spinto ad intraprendere questo stile di vita, anzi questa alimentazione per essere specifici, e inoltre condividerò con voi 5 tips, ovvero 5 consigli che sento di darvi a chi appunto vuole intraprendere questo stile di vita e questa alimentazione. Alcuni consigli penso che siano utili anche per chi non segue un'alimentazione vegana, ma appunto chi mangia carne e derivati animali. Ok, direi subito di iniziare il video raccontandovi un po' qual è stata la mia storia. Allora, mi sembra di avervelo già accennato in un vecchio video che io sono già stata vegana nel passato, ovvero mi sembra 2 anni fa. Ai tempi decisi di diventare vegana, devo essere sincera, da una parte perché c'erano le prime celebrità che iniziavano a intraprendere questa alimentazione e alcune celebrità io le stimavo e quindi diciamo che mi volevo ispirare a loro e mi hanno motivato ad essere vegana appunto. E un altro motivo, che era quello diciamo un po' più presente, era che volevo migliorare la mia salute generale e mangiare appunto meglio e più sano. Queste motivazioni però non erano abbastanza forti, abbastanza presenti ai tempi. Infatti mi sembra che rimasi vegana, mangiai vegano per tipo, ora non mi ricordo, però qualche mese, tipo 4-5 mesi, non per molto, anzi veramente per poco. E niente, semplicemente decisi di mollarla e di riniziare a mangiare normalmente tutti i derivati animali perché pensavo mi facesse stare più tranquilla, però vabbè, capitolo chiuso. A settembre dell'anno scorso, quindi a settembre 2017, io e Paul, il mio ragazzo, guardammo insieme un documentario su Netflix, What the Health. Non so se l'avete visto, se non l'avete visto ve lo consiglio perché è fatto bene. Ti spiegano diverse cose e fanno vedere scene anche abbastanza forti. Dico anche che nonostante io abbandonai l'alimentazione vegana, sapevo che era comunque l'alimentazione migliore per noi, per l'essere umano. E diciamo, anche se continuavo a mangiare derivati animali, mi sono sempre predetta che un giorno sarei tornata vegana, avrei ricominciato a mangiare plant based. Quindi con questa idea e convinzione in testa, quando guardai il documentario, non solo io sentii un'urgenza a dover ricominciare a mangiare vegetale, appunto vegano, ma quest'urgenza la sentì anche il mio ragazzo. Lui da lì decise di non mangiare più assolutamente derivati animali. Questa decisione l'abbiamo presa insieme, quindi da settembre 2017 entrambi abbiamo iniziato appunto a seguire una dieta vegetale. Mi è stato chiesto se sono vegana dalla nascita e, come avrete capito da questa storia, la risposta è no. Sono vegana da poco più di un anno ormai e dopo un anno di cibi vegetali vi posso dire che mi sento bene, cioè più che fisicamente voglio concentrarmi più sul fatto di non sentire più la mancanza di certi alimenti. Inizialmente i cravings, o comunque la voglia di mangiare cibi animali, insomma, c'è, perché il tuo corpo si deve abituare, questo è normale, il tuo corpo ma soprattutto la tua mente. Ecco, dopo un anno vi assicuro che i cravings sono andati via. Le ultime ad andare via sono state quelle delle uova. Le uova le ho patite particolarmente. Non lo so, sono andate via e ora non ho più voglia personalmente di mangiare uova. Anche se, cioè, se mi chiedete se mi piacciono le uova, vi dico di sì. Mi piacciono ancora determinati cibi, ma non sento la necessità di mangiarli. Questo perché, a differenza della prima volta, la motivazione della salute, o comunque il voler stare bene, è molto più forte, più convinta, questa motivazione appunto più presente rispetto a quella del voler mangiare le vecchie cose, che come vi ho detto dopo un anno è praticamente andata via. Mi dispiace, questa storia non è entusiasmante come magari vi aspettavate, però ecco, questo è la mia storia da vegana, anzi plant based, perché io seguo una dieta vegetale, non sono vegana, questo ve l'ho detto anche in un video dei miei preferiti, mi sembra. E ora velocemente passiamo ai 5 consigli che mi sento di darvi e che penso
che mi sarebbero stati utili sapere anche a me quando iniziai questo stile di vita. Il primo consiglio che vi do è quello di essere preparati, sia per quanto riguarda il vostro frigorifero, la dispensa, sia per quanto riguarda gli snack o i pasti da portarvi a giro quando siete fuori casa. Quando andate fuori casa dovete essere sempre preparati e portarvi sempre qualcosa, un piccolo snack, frutta secca, frutta, da portarvi dietro. Questo perché, soprattutto qua in Italia, stiamo iniziando da poco a conoscere meglio questa cosa e a vendere determinati cibi vegetali, appunto. In molti supermercati potrete trovare delle valide opzioni, anche se il più delle volte non sono molto sani, però ecco, essere preparati e portarvi sempre qualcosa da casa vi aiuterà a seguire comunque uno stile di vita più sano e ad essere sicuri di avere qualcosa da mangiare nel caso non trovaste nulla per strada. Dovete essere anche preparati in casa, quindi dovrete sempre avere un frigo bello pieno e ricco di diversi tipi di verdura e di frutta e cereali, legumi, tutte queste cose qua, perché comunque la vostra alimentazione si baserà su questi tipi di alimenti, quindi è bene averli in casa. Un altro consiglio è quello di essere preparati su diversi alimenti, ad esempio, mi spiego meglio, cuocervi un tot di riso che vi serva per tutta la settimana, riso, verdure, quinoa, fagioli. Questo perché, siccome sono alimenti comunque che ci vuole un po' a cuocerli, soprattutto appunto riso o legumi secchi, se li cucinate tanto una volta sola li avrete disponibili per tutta la settimana, senza magari durante l'ora di pranzo dire mi vanno i fagioli e vi rendete conto che dovete ancora cucinarli e addirittura metterli a mollo. Se tornate a casa tardi dal lavoro o da scuola, avete fame, non volete stare a perdere ore a cucinare, allora prendete la vostra ciotola di riso già pronto, lo riscaldate con qualche verdura, ci aggiungete dei fagioli, un po' d'olio di avocado e siete pronti. Il secondo consiglio che vi do è quello di non forzarvi a mangiare alimenti che non vi piacciono, però allo stesso tempo di avere una mente aperta riguardo il provare nuovi alimenti. Con il fatto che un'alimentazione vegetale è basata molto su verdure e frutta e tutte queste cose qui, siete consapevoli che questi alimenti dovrete mangiarne in quantità maggiore anche per riuscire ad arrivare a un apporto calorico quotidiano salutare. Il consiglio che vi do però è quello di non mangiare alimenti che sapete che non vi piacciono, anche perché questo non lo renderebbe semplice, soprattutto se siete passati da una dieta onnivora a una vegana da poco tempo. Vi faccio un esempio: non vi piacciono le zucchine, però sapete che fanno bene ed è una delle verdure che avete magari più a disposizione, che trovate sempre al supermercato. Voi provate a mangiarle ma non vi piacciono e quindi i vostri pasti diventano cattivi e noiosi e vorreste soltanto riniziare a mangiare le vecchie cose che mangiavate un tempo. Ecco, trovate un altro tipo di verdura che vi piaccia e che non vi annoi mangiarla. Non dovete per forza mangiare tutti i tipi di verdura, basta che variate, però mangiate alla fine quelle che vi piacciono, non c'è nessun bisogno di costringervi a mangiare cibi che non vi piacciono, ecco. Però allo stesso tempo siate aperti, se un alimento non l'avete mai mangiato e partite con il che non vi piace perché magari da piccoli l'avete provato e non vi è garbato, riprovare ad assaggiarlo, a mangiarlo, magari sperimentate nuove ricette e vedete se vi piace. Il terzo consiglio che vi do è quello di leggere gli ingredienti sulle etichette dei prodotti. Ci può essere un lato negativo e positivo in questo. Allora, il lato negativo è che andate a prendere un prodotto che credete sia vegano e poi non è vegano. Ho visto dei pani dove dentro avevano anche lo strutto, quindi per dire, il pane tutti danno per scontato che sia vegano, però anche lì bisogna andare a leggere gli ingredienti perché appunto poi vi ritrovate lo strutto nel pane. E dall'altra parte può essere anche positivo perché, ad esempio, gli Oreo non sapevo fossero vegani, mai saputo fossero vegani, pensavo che la cremina bianca fosse a base di latte
Invece, leggendo gli ingredienti, uno va a scoprire che è vegano. Uno pensa che da vegano non può mangiare dolci e che deve campare solo a insalate, però se vai in un negozio e leggi gli ingredienti vai a scoprire che anche i gran cereali e i frutti rossi sono vegani. Ti puoi godere qualche sfiziosità di tanto in tanto. Quindi bisogna farlo sia per quanto riguarda l'accertarsi che non ci siano i prodotti animali nel prodotto che andate a prendere, a comprare, però potete anche usarla a vostro vantaggio per poter mangiare qualcosa che vi piace. Il quarto consiglio che vi do è quello di divertirvi in cucina, divertirvi con il cibo. Se si parla di verdura, riso, ceci, banana, di per sé sono alimenti noiosi, insomma. Però se riuscite a trovare delle ricette sane e gustose e quindi riuscite a trovare un mix di ingredienti che uniti insieme creano la cosa più buona del mondo, avete fatto win-win. Sperimentate tantissimo con vari tipi di ingredienti, andate a cercare le ricette su internet. Ormai nel 2019 qualsiasi ricetta cercate la trovate. Inoltre sbizzarritevi anche con i condimenti, quindi con le spezie, le erbe aromatiche. Prendetevi un po' di tempo per cucinare, per scoprire nuovi piatti e così la vostra alimentazione non sarà noiosa e sarà più semplice portare avanti un'alimentazione vegana. Il quinto consiglio e ultimo che mi sento di darvi è quello di concentrarsi sulla nutrizione. Questa è una cosa che ho iniziato a fare anch'io da poco, ma avrei dovuto iniziare a farla da sempre praticamente. Quando guardate il vostro piatto, cercate di comporlo pensando a quali alimenti mettere per poter nutrire al meglio il vostro corpo, per poter stare meglio con voi stessi e per poter dare benzina alla vostra macchina. In questo modo sarete sicuri di mangiare abbastanza, mangiare equilibrato, mangiare bene. Se unite anche le tips, ovvero i consigli che vi ho dato prima, riuscirete a fare un piatto anche veloce, buono e appunto nutriente. Quindi concentrandovi sulla nutrizione del vostro corpo o comunque sul nutrire al meglio il vostro corpo, sarà anche più grande la motivazione che avrete di continuare a seguire questo stile di alimentazione, perché appunto concentrandovi su funzionare al meglio, sul nutrirvi al meglio, vi permetterà di rimanere più motivati e più concentrati su quello che è il vostro obiettivo, ovvero migliorare la vostra salute. Spero che queste 5 tips vi siano stati utili. Io chiudo qua il video, vi ricordo anche dell'offerta per il coaching online dei 5 posti di cui vi avevo parlato. Sono contenta, sono veramente contenta perché ho ricevuto alcune richieste. Per ora ho 3 posti occupati, quindi ne ho 2 liberi. Se siete interessati contattatemi via email, ve la lascio giù in descrizione. Spero vi sia stato utile questo video, se è così mettete un bel like, lasciate un commento e fatemi sapere se anche voi avete qualche consiglio da condividere con la community. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina per ricevere la notifica ogni volta che pubblicherò qualche video. Noi ci vediamo nel prossimo, vi do un bacione, al prossimo video. Ciao ciao!